Buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati, buon giovedì 4 febbraio, grazie a tutti voi per essere qui, per aver scelto You Leader per iniziare la vostra mattinata con la community delle 8:45. Da oggi, che sappiate di cosa si parla o meno, da oggi siamo in diretta anche su Clubhouse, tutte le mattine a quest'ora su Clubhouse. Ci sarà anche You Leader in contemporanea. Buongiorno a tutti, benvenuti, il dito più rapido del West, Monica Visentin. Buongiorno Monica, immancabile da sempre. Questo è il 54esimo appuntamento con You Leader e credo che Monica non ne abbia perso neanche uno. Alexa, volume 5. Buongiorno Wanda da Mesagne, buongiorno Giulia da Arzignano, Paola, buongiorno. Un'altra Paola, Silvia, buongiorno a te da Fuerte. Ciao Giovanna, good morning, Monica da Roveredo in Piano, così come Paola specifica da Roma. Ciao Daniela da Livorno, Isabella, nomi ricorrenti, piacevoli da rivedere ogni mattina. Buongiorno Elisa da Valencia, da Venezia la nostra Romina, Patrizia da Mesagne, Tiziano da Roveredo in Piano, buongiorno a te. Ciao Clelia da Pordenone. Cinzia, buongiorno. Ciao Silvia. Buongiorno Anna Maria. Ciao Tiziana. Ciao Giorgia. Filippa, good morning, live da Messina. Emanuela, buongiorno a te. Simona da Roma. Monica dalla Dispoli. Cristina, live da Livorno. Ero presente anche ieri mattina, ma non riuscivo a commentare. Cliccavo, ma nulla. Non me lo faceva fare. Bene, quelle paroline che hai risparmiato ieri, utilizzale oggi per commentare. Buongiorno Alessia. Tempesta da casa sua, cioè da qui. Buongiorno Anna da Mesagne. Alfredo, good morning. Ciao Giulia, buongiorno a te, live da Livorno, da Legorn. Buongiorno Paola, Wanda che tagga le persone del suo cerchio e tanti altri commenti che andremo a vedere. Ciao Sonia. Dunque, questa è l'anteprima di una puntata in cui più che mai ci occuperemo delle caratteristiche che deve avere un leader. Questa rubrica si chiama You Leader e ha l'ambizione di trovare insieme il giusto mindset per costruire il proprio impero, perché se vedete qualcuno che ce la fa grazie al network marketing è perché ha sviluppato una serie di talenti e fra queste le caratteristiche di cui parleremo oggi. Per cui, se siete pronti, se siete pronte, io direi di far scorrere la sigletta di pochi secondi per poi iniziare. Eccolo, questo è il tema di oggi. L'eleganza vince sempre. Sapete quanto io sia ossessivo nel presentare alcune argomentazioni, alcuni argomenti. L'eleganza vince sempre. Parleremo di sfumature umane, soprattutto, che sono importanti per chi fa la nostra professione, perché tutti credono che chi riesce a diventare libero grazie al network marketing sia scaltro, sia abituato a fare l'imprenditore aggressivo. In realtà no, questa è una di quelle professioni in cui se non sei elegante, se non hai diciamo alcune caratteristiche, difficilmente ci riuscirai. Ne parleremo tra un attimo. Intanto vi ripeto, se sei in diretta, se stai vedendo questo video in diretta, scrivi live da, specificando il nome della città da cui mi vedi. Se invece mi stai seguendo in registrata, scriverai replay da, scrivendo il nome della città, della regione, della nazione o della galassia orbitante da cui mi stai seguendo. Da oggi siamo in diretta anche su Clubhouse. Che cos'è Clubhouse? Non lo sa nessuno, lo sanno in pochi, quei pochi decine di migliaia di italiani che si stanno affacciando in questi giorni, in queste ore, a questo nuovo social che, ne sono certo, spaccherà. Sto già avendo modo di praticarlo, di capire come funziona. Sappiate che pochi istanti fa ero in una stanza in cui si poteva interagire tranquillamente con Fiorello, tanto per dirne una. Dunque, io sono pronto e utilizziamo il solito metodo di sempre. Intanto torno un po' anche per completezza, ma soprattutto per educazione, a vedere un po' di vostri commenti. Sarò anche magari un po' rapido. Ciao Francesca, buongiorno, live dal terzo piano. Buongiorno a te anche ad Enrico. Oggi Rossella riesce a essere presente
Ecco, faccio scorrere i vostri nominativi rapidamente qui sullo schermo, ma sapete benissimo che vorrei e mi piace leggerli tutti. Pensavo di essere in anticipo, Sheila stava guardando la puntata di ieri. E quella di ieri non era male, eh? Ieri ci siamo divertiti alquanto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, l'Italia la stiamo battendo in lungo e in largo. Modena, Pisa, Pordenone. Perfetto, perdonate la velocità, ma sapete che poi mi fermerò nel momento in cui andrete a commentare. Allora, vi presento quattro consigli, suggerimenti, prendetela e interpretatela come volete, quattro consigli che mi sento di dare a chi vuole far parte del 2% di coloro che ce la fa in qualsiasi professione, ma a maggior ragione nel network marketing. Prendete nota, se avete carta e penna, segnate questi consigli che mi sento di dare a chiunque. Eccoli qua. Il primo: sii attento, sii rispettoso, sii gentile, sii capace. Adesso per ognuno di questi consigli vi presenterò una frase in inglese che ci divertiremo insieme a tradurre ed argomenteremo, e voglio provare a ragionare insieme a voi sull'importanza di avere una particolare sensibilità umana quando si ha a che fare con questo, con questa industria, con questa professione, ricordando sempre che l'eleganza, come dice qui, l'eleganza vince sempre. Dunque, prepariamoci con i nostri vocabolari virtuali o reali. Paola dice: mi sono iscritta a Clubhouse, poi dici come andare avanti. Sì, voglio far parte del 2%, Laura tag le persone. Allora, attenzione, relativamente al concetto di sii attento, questa è la prima frase che vi presento. Words can kill and you have no right. Molto semplice. Words can kill and you have no right. Qualche attimo per tradurre. È molto, molto importante avere consapevolezza di ciò che hai tra le mani quando utilizzi social, quando hai una posizione visibile sul web, quando vuoi essere l'ispiratore del tuo impero, di un grande team. Bisogna fare molta attenzione, sii attento, perché words can kill and you have no right. Vediamo un pochino che cosa significa. Mi piace la velocità, guardate, di Giulia, che per la rapidità di essere la prima ha scritto l'articolo, l'ha scritto per due volte, a meno che non fosse la targa di Lecce. Cristina: le parole possono uccidere e tu non ne hai il diritto. Oggi più che mai, dice Laura, mi rendo conto quanto è importante far parte di quel 2% che ce la fa, perché ricordate, il 98% che molla è destinato a lavorare per quel 2% che poi diventerà libero. Le parole possono uccidere e non ne hai alcun diritto. Rossella sorride, se la ride. Words can kill and you have no right. Ancora qualche istante per raccogliere le vostre traduzioni, per innescare questa sorta di protagonismo attivo, perché la cosa bella di You Leader è proprio che i veri protagonisti siete voi, perché siete voi che scandite il morale. Tant'è vero che, non l'avevo detto ma lo do per scontato, se ne avete piacere, condividete la puntata di oggi premendo il pulsantino condividi che c'è qui sotto, darà modo alle persone del vostro team di elaborare questi concetti, o alle persone che non conoscono il network marketing, per fargli capire che in realtà è una professione in cui l'onestà intellettuale è tutta. Anche perché in occasione della puntata numero 80 procederemo ad una, non immaginate neanche, estrazione. Più puntate condividerete, più ticket ci saranno nella nostra urna. Francesca: le parole uccidono e tu non ne hai il diritto. Le parole uccidono e tu non ne hai diritto. Giulia: le parole possono uccidere e tu non ne hai diritto. Le parole possono uccidere e tu non ne hai
diritto. Le parole possono ammazzare e tu non ne hai diritto. Accade qualche volta che arrivino alle nostre orecchie, considerata l'enormità del team, ma accade spesso di avere conoscenza, consapevolezza, succede di conoscere queste situazioni, di conoscere, di sentire persone che vogliono vincere ammazzando gli altri, tra virgolette, con le parole, con i toni, con la forza della ragione, che in realtà appartiene sempre ai fessi, perché quando si litiga, provare ad aver ragione è un atteggiamento tipico di chi non ha assolutamente capito che al mondo seminare negatività porta inevitabilmente a un ritorno violento di quella negatività. Ci sono persone che non danno peso alle parole, ci sono persone che sfogano la loro insoddisfazione, la loro ira, o magari dicono cose giuste ma nei modi sbagliati. Bisogna sempre ricordare che le parole feriscono più di un'arma bianca, feriscono più di una rivoltella. Le parole possono ammazzare, perché se ci fate caso, l'inadeguatezza che alcune persone sentono, il sentimento di disistima tanto diffuso fra le persone, o la debolezza, la delusione o la tristezza che alcune persone portano come un fardello su di sé, spesso sono figlie di parole dette con leggerezza, o sono parole dette con cattiveria. Qualunque sia la ragione, il meccanismo cerebrale che ti ha portato a ferire con le parole una persona, sappi che le parole non sembrano, ma possono ammazzare. E la cosa da segnalare è che tu non hai diritto di ferire una persona, persino il tuo peggior nemico. Il tuo peggior nemico meriterebbe sicuramente di essere lapidato nella tua testa, ti verrebbe voglia proprio di disintegrarlo, ma un percorso di miglioramento che io sto provando da diverso tempo a sviluppare. Il percorso di miglioramento deve portarti a ragionare come diceva il grande saggio della storia, Salomone. Diceva in un litigio, in una contesa con una persona, la cosa migliore è dire sempre cose che possono essere utili a entrambi per dirimere quella controversia, perché litigando non si ottiene la ragione, litigando non si migliora il mondo, litigando non si migliorano le cose. Invece ci sono persone che sono convinte che le parole possano ingigantire se stessi, metterle in luce e ripristinare la verità. Le parole possono ammazzare, nessuno ha diritto. Alexa, volume 3. Dunque, io leader anche un corso di inglese. Io mi segno ogni giorno le traduzioni che non capisco e le parole che non conosco. Ciao Crizia, buongiorno. Esatto, dice Crizia, io tifo perché non sono in grado di tradurre ma ascolto. Anche con l'atteggiamento prepotente e negativo, esatto, per parole si intende anche questo tipo di approccio. Che argomento bomba, esatto, le parole hanno un peso. Ciao da Pordenone, Elisabetta, come stai? Buongiorno a te. L'eleganza delle parole è importante. Dall'ospedale, Elisabetta, sei una grande. Allora, quanto è vero, io ci sto dentro, ma ormai non ci sto male più, lascio scivolare. Nicoletta, esatto, le parole hanno un peso potentissimo, ecco perché vanno veramente usate con cognizione di causa. A volte ne risparmiamo alcune per fare complimenti, ma poi ne usiamo troppe per attaccare. Dovremmo invertire la rotta. Esatto, Nicoletta, non a caso la puntata di oggi si chiama L'eleganza vince sempre. Volete meritare ciò che sentite di meritare? Iniziate a farlo, migliorando l'approccio, migliorando la relazione con gli altri esseri umani, perché non è la qualifica che hai, non è il titolo di studio che hai, non sono le conoscenze che hai che ti qualificano rispetto ad un altro essere umano e non ti autorizzano assolutamente, non ti danno diritto ad ammazzare qualcun altro utilizzando le parole.
Ciao, in diretta da fuori casa, Silvia, poi raccontaci dove sei e dove stai andando. Dunque, le parole possono ammazzare, tu non ne hai diritto. Fate lo screenshot di questa frase e vi prego, una volta al giorno andate a guardarla, soprattutto chi ha a che fare con i propri team, chi vive questa professione che è permeata di relazioni sociali. È facile perdere la bussola, è facile perdere il controllo, perdere le staffe. Ricordate sempre che nessuno di noi ha il diritto di ammazzare qualcun altro usando le parole. Piuttosto, utilizzate la forza del silenzio, se proprio non potete farne a meno, oppure, come spesso mi piace dire, se qualcuno vi attacca, rispondete con le uniche due sillabe che possono farvi uscire sereni e vincenti da quella conversazione, che è "ma dai". Se dovessero attaccarvi, voi rispondete semplicemente con un "ma dai", che vuol dire nulla e vuol dire tanto. Provateci, vedrete che cosa accadrà. Andiamo avanti. Allora, Crizia, mi rendo conto che c'è gente perennemente arrabbiata col mondo e tutto ciò si riversa sugli altri, ingiustamente spegnendo gli altri. Maria, è vero, hai ragione. Io non ho avuto ragione di farlo per il male subito, ma ho allontanato questo sentimento, ammazzare il nemico. Ho perdonato e sto bene con me stessa. Tanto ci pensa la vita a confinare coloro che meriterebbero di essere schiacciati magari dalle tue parole. Lasciate che ci pensino i risultati che la vita ti presenta. Non ammazzano solo le persone a cui le diciamo, ma anche noi. Ogni parola detta con odio è un colpo alla nostra anima, al nostro spirito, alla nostra intelligenza. Assolutamente verissimo. Silvia, è successo a me ieri, mi volevano uccidere con le parole, ma niente, nessuno può farlo, perché poi se tu conosci il peso delle parole e conosci anche la stupidità del genere umano, perché noi uomini e donne siamo stupidi, ci lasciamo incendiare, lasciamo fluire il rubinetto della rabbia per delle cazzate o magari per ragioni sostanziali, ma siamo convinti che arrabbiarsi, prendere in senso figurato a testate il nostro avversario, poi ci potrà far sentire meglio. Avete mai visto, avete provato in prima persona come ci si sente dopo un litigio acceso? Ti senti svuotato, perché un'energia negativa che tu proietti contro una persona è un'energia negativa che ti ritorna innanzitutto, oltre a svuotarti veramente di linfa vitale che dovrebbe essere condita ottima disposizione nei confronti degli altri. In diretta da Bari, la migliore forma di maturità è saper pesare le parole. E ricordate che i saggi parlano molto poco. Le parole dell'ex capo mi uccidevano giorno dopo giorno, ora dopo ora. Grazie al network marketing ho potuto dire basta. Non dimenticate mai lo stato d'animo che vi hanno fatto provare. Perché se siete in questa industria e volete far parte del 2%, perché avete provato uno stato d'animo violentemente cattivo. Stavo cercando un'altra parola questa mattina, le parole non mi vengono. Non dimenticate mai come vi siete sentiti quando vi hanno attaccato, ammazzato con le parole. Diventate migliori di quelle persone, non fatelo voi, perché l'eleganza vince sempre. A volte ci casco ancora, sai, rispondo a tono. È un ottimo esercizio di stile quello di provare a restare in silenzio o a voltare le spalle. Mi si blocca la connessione in continuo, mi dispiace Natasha. Qualche giorno fa ci hai detto da una discussione bisogna uscire entrambi con un insegnamento. Avrei voluto dirla io questa cosa, Alfredo, ma purtroppo ci ha pensato qualcuno un po' più importante di noi. Re Salomone, c'è un libro che io vi consiglio davvero di acquistare, non ce l'ho qui a portata di mano, si intitola L'uomo più ricco del mondo. È un libro che contiene i proverbi salomonici, no? Quindi i proverbi di Salomone, i suoi punti di vista su alcuni argomenti, e ogni argomento è approfondito poi da uno scrittore, da un giornalista che lo sviscera. E fra i consigli dati da Salomone, che vi ricordo è considerato l'uomo più ricco del mondo non per possedimenti, ma perché nella Bibbia c'era scritto che
su precisa richiesta del Padre Eterno, che gli aveva chiesto che cosa vuoi, lui aveva detto la saggezza, e la saggezza è la ricchezza più grande al mondo, ed è stato lui a dire, da una querel, da un contrasto, da un litigio, bisogna uscirne in maniera elegante. La cosa migliore da fare è dire qualcosa che sia di insegnamento o che faccia bene a entrambe le parti. Persino non rispondere e dire ne parleremo più in là può servire a migliorare la situazione. A me succede ogni giorno, dice Giusy. A me dicevano sempre che non sapevo fare nulla, i miei genitori, il mio ex marito, queste persone continueranno a esistere sempre, le persone che ci attaccano, ma avere solidità di risultati, consapevolezza della propria forza ti porta, come dice sempre mia moglie Alessia, poi a far rimbalzare i coltelli che ti puntano addosso, perché è vero che le parole ammazzano, ma se tu ti doti di corazza ti fanno anche il solletico e anche tu gli darai il peso che certe parole meritano, e questo si ottiene lavorando, andando a seguire i propri sogni. Ieri, proprio per colpa delle parole, purtroppo mi hanno ferito, non sono riuscita a fare nulla, mi sono rintanata nella mia zona comfort, dopo avervi pensato tutta la notte, ho elaborato, perché mi devo far uccidere proprio in questo momento, dove sto uscendo io la mia positività, dove mi sento finalmente io, ora basta, non lo permetterò più. Se vi dovesse accadere, se ti dovesse riaccadere, scrivimi, dimmi questa cosa e ti risponderei esattamente come ti sto dicendo adesso. Pesa le parole e soprattutto, ragazzi, pesate chi vi dice quelle parole. Pesate cosa ha realizzato nella vita la persona che vi dice quelle parole. Pesate che grado di serenità interiore ha la persona che vi dice quelle parole. Chi ha una serenità interiore, chi ha una soddisfazione propria, chi ha una realizzazione personale, chi sta camminando verso un miglioramento personale, certamente non dirà certe parole. Quindi le parole, le offese, le critiche, le ingiurie e gli attacchi definiscono chi li fa. E questa è una sacrosanta verità. Per me questo argomento è molto caro perché mi fa riflettere. A volte caratterialmente purtroppo dico cose che poi magari non volevo dire o capiscono l'opposto. Per evitare ogni problematica pesiamo le parole, è meglio restare in silenzio. La ragione è sempre dei fessi. La ragione è sempre dei fessi. Non conta ciò che è vero, perché quando tu litighi tu vuoi far vedere il vero. C'è una grande differenza fra il vero e la verità. Ho visto una volta su una pubblicazione un esempio, un cilindro che proietta su un lato, proietta come ombra un cerchio, invece illuminato dall'altro lato proietta come ombra un rettangolo. Sia l'ombra cerchio, sia l'ombra rettangolo sono vere, sono ombre vere, reali, ma quello è il vero, la verità è il cilindro, per cui attenzione, attenzione a non scambiare la ragione che si ha discutendo per la verità. Quando tu hai ragione hai l'illusione di cambiare l'idea di quella persona oppure di diventare migliore. Avere ragione non ti porta a far parte del 2%, soprattutto quella parlata utilizzando le parole. Silvia va verso Treviso, ti senti piena di lividi? Assolutamente sì, anche quando litighi, anche quando hai ragione. Approvo ciò che dici, grazie mille, votatemi, Conte è andato via, se dovesse anche non farcela Mario Draghi, c'è un altro Mario. A volte capisco perché sempre più che fa male essere troppo sinceri e dire ciò che pensi, perché l'altra persona può vederla in altro modo e ferirti, perché magari le tue parole hanno un peso e dall'altra parte vengono sottostimate. Bisogna fare attenzione a ciò che si percepisce. Anch'io devo imparare ad allontanare ciò che vuole farmi sentire piccole le parole, mi devo fortificare ancora un po'. Buongiorno Barbara, le parole feriscono più di uno schiaffo, grazie per questa riflessione, grazie a te. Bravo, da quale pulpito si dice? Esatto, la rabbia fa diventare sordi, è impossibile spiegare o capire cose dette con rabbia. Bene, passiamo al secondo argomento rapidamente. Ricordate sempre che il concetto è l'eleganza vince sempre. Secondo argomento, sii rispettoso. La seconda frase in inglese è questa. Mi piace moltissimo.
Only people bite those who fed them. Dogs don't. When in doubt, be like the dogs. È difficile come costrutto, anche come scrittura, mi sto rendendo conto che questo carattere non è immediatamente leggibile. Only people bite those who fed them. Dogs don't. When in doubt, be like the dogs. Ieri sera ho mostrato questa frase ad Alessia dopo averla scritta. Abbiamo riso insieme, ma quanta verità c'è in queste parole. Only people bite those who fed them. Dogs don't. When in doubt, be like the dogs. Non mi soffermerei moltissimo tempo. Intanto Giorgia dice, quanta verità, ma è molto difficile, ci combatto ogni giorno con una persona che attacca sempre. E tu non rispondere, e tu non frequentarla, e tu prendi le distanze. La tua vita deve essere un capolavoro ogni giorno, e la tua vita, o meglio, le persone che ti circondano devono essere di miglioramento per il tuo umore. Una persona merita di far parte del tuo cerchio se ti migliora la quotidianità. Se ti migliora la quotidianità, soltanto in quel caso, quando farai la somma del totale, ti renderai conto che sarà stato utile averla accanto. Hai ragione, grazie mille per questa riflessione. Vabbè, ciaone. Only people bite those who fed them. Dogs don't. When in doubt, be like the dogs. Ecco, questa frase me la scrivo. Devo fare un corso di inglese subito. Ecco la traduzione, ragazzi. Ascoltate, leggete questa traduzione. Giulia, solo le persone mordono chi li ha nutriti, i cani no, in caso di dubbio sì, il cane. Una bomba. E sta facendo anche il corso di inglese con Alessia, con Cristina e con tante altre. Solo le persone mordono chi li ha sfamati, i cani non lo fanno. Nel dubbio comportati come i cani, nel dubbio sii come i cani. Questo è il sentimento della ingratitudine. Non c'è cosa che ti ferisce più di un essere umano che tu hai supportato, che hai aiutato, che hai edificato, che hai sfamato, che hai attenzionato mettendo da parte persino te stesso e i tuoi interessi. Non c'è cosa peggiore di quell'essere umano che poi ti morde. Non c'è cosa peggiore di quell'essere umano che tu hai edificato che verso di te fa l'esatto contrario. Neanche i cani lo fanno. Se tu prendi un cane randagio affamato e gli dai da mangiare, ti sarà fedele, o quantomeno ti sarà grato, ti scodinzolerà, non ti morderà, perché i cani non lo fanno, gli esseri umani invece sì. Nel dubbio, sii come i cani. Segnatelo questo concetto. Vi prego però di non leggere queste frasi andando a cercare una persona che ha fatto a voi questa cosa, perché questo non è tantissimo edificante di aiuto per migliorare, ma sforzatevi di installare il concetto della gratitudine e del rispetto dentro di voi, perché non vanno eliminate le persone che si comportano così, va eliminato questo comportamento e ognuno deve imparare a essere grato nei confronti di chi ti aiuta, nei confronti di chi ti rivolge uno sguardo anche solo per un secondo, chi ti rivolge uno sguardo compassionevole di aiuto, chi ti tende una mano anche se poi magari non è in grado di tirarti fuori da quel pozzo, non è in grado di tirarti fuori dalla merda, non è in grado di tirarti fuori da certe situazioni, non importa, ti ha teso la sua mano. Un cane sarebbe grato, gli uomini no. Quindi non eliminiamo chi si comporta così, ma eliminiamo il sentimento di ingratitudine dentro ognuno di voi. È un concetto che fa la differenza se vuoi diventare un leader. In questa professione o in qualunque altra è fondamentale essere un esempio di rispetto continuo, perché solo le persone mordono chi li ha sfamati, i cani non lo fanno. Nel dubbio, se non sai come fare, fai come farebbero i cani.
Anche perché spesso coloro che fanno questa cosa abbaiano, infatti la similitudine non è un caso. Rossella, capito tutto, per nulla sono un po' migliorata in inglese, però magari imparo con queste dirette, grazie. Serena, esatto, ma purtroppo non abbiamo tutti gli stessi valori. Bisogna avere rispetto ed essere leali con chi ti ha teso la mano. Purtroppo questa cosa mi dà molta rabbia, che non è un ottimo sentimento la rabbia. La rabbia va tramutata in energia. Sarebbe bello pensare, questa cosa mi dà molta energia perché con i dati, con i fatti, con il mio sorriso devo dimostrare a quella persona quanto valgo. Quindi commutiamo la rabbia. Attenzione, la rabbia ci svuota, eh? Bisogna avere rispetto della vita, della propria e di quella degli altri. Quello che ho sempre pensato, dice Maria, la cosa più brutta è che quando vieni morso da chi hai aiutato, tu poi non aiuti più per paura del dolore. Anche questo è un risvolto importantissimo di questo concetto. Grazie, Cristina. È un po' come io faccio sempre questo esempio: le donne ferite dagli uomini che poi dicono tutti gli uomini sono stronzi, non mi fidanzerò più, non mi sposerò più perché gli uomini sono una brutta bestia. Attenzione a questo tipo anche di atteggiamento, perché molti uomini mordono, molti partner, vale anche per la donna, mordono, ma questo non vuol dire che le persone siano tutte così. Paolo Meucci una volta disse una frase che è rimasta impressa nella mia mente, in quella di Alessia, ma che io ho deciso di riavere fiducia nelle persone, disse, perché che vita di merda sarebbe non avere più fiducia nelle persone. Quello che devo imparare, concordo con Cristina, non focalizzatevi sul sentimento di rabbia, perché la rabbia appartiene ai cani. Con accezione negativa, se dobbiamo prendere qualcosa a comportamenti dei cani, occupiamoci di gratitudine e di lealtà soprattutto. Quindi ognuno di voi faccia un esame di coscienza su questo concetto. Se poi volete proiettare questo concetto sulle altre persone, fatelo, ma senza sentirvi arrabbiati. Anche in questo caso c'è da invertire la rotta. Quando facciamo del bene, ci aspettiamo sempre di essere ripagati con la stessa moneta. Ecco perché. Se non riceviamo gratitudine ci restiamo male. Dovremmo farlo a prescindere, senza aspettarci nulla in cambio. Fare del bene fa stare bene. Bravissima. Dare aspettandosi qualcosa in cambio è la maniera peggiore di camminare verso la propria libertà, perché sarai immancabilmente deluso e tu non puoi permetterti di avere una botta umorale verso il basso. Perché sei destinato a ispirare le persone dell'impero che vuoi costruire, quindi devi fare di tutto per non avere contraccolpi emozionali. Dunque, dai senza aspettarti un contraccambio, magari arriverà e si migliorerà insieme. Ma attenzione a saper gestire la delusione che ti viene quando le persone sono ingrate, in realtà non ci perdete nulla. Perché provare a far rientrare nella vostra vita persone che sono state violentemente ingrate significa rallentare, significa dare nuovamente da mangiare a cani che non lo meriterebbero. Credono che tutto gli sia dovuto. Bravissima, esatto, Elisabetta. Grande Meucci. Prima mi facevo condizionare dal morso di chi non sa ringraziare. Oggi mi godo l'appagamento del sapere di essere stata utile. Magnifico, Marida. Bellissimo. Buongiorno dalla Polonia, in ritardo. Giulia, mesi fa avrei provato rabbia davanti a queste persone, ecco perché amo questa attività, perché si impara ogni giorno, non ci si deve aspettare nulla, mai dare ciò che si sente di dare senza se e senza ma. Mai, ma dare ciò che si sente di dare senza se e senza ma. Sonia, quando la rabbia prende, respira e passa oltre, pensa alla cosa positiva che ti sei puntato, aiuta senza pretendere di avere niente in cambio, metti in conto tutto e fai il passo successivo. Esatto, Sonia, grazie. Fai il bene e scordati, fai il male e pensaci, parole della mia adorata nonnina. La saggezza degli antichi, il bene porta altro bene. Esatto. Andiamo alla terza frase, ci occupiamo adesso di gentilezza. Sii gentile, sii gentile, quello di cui ci occupiamo adesso. Se avete voglia, condividete questa live perché questi concetti, credetemi, tornano ogni giorno a galla nelle dinamiche all'interno di un team di networkers, ma non solo nell'ambito del network marketing. Quindi sono concetti che faremmo bene a far arrivare alle persone, non ne risolveremo nulla perché. Chi non ha sensibilità non saranno certamente
queste immagini o queste parole a fargli cambiare idea, però contribuisce a una riflessione generale. La terza frase sulla gentilezza è questa: kindness is what you show over time, is not what you show at first. Kindness is what you show over time, is not what you show at first. Intanto rilevo con piacere che l'artista preferito da mia figlia Martina, Harry Styles, che era uno dei componenti degli One Direction, ha realizzato di recente una canzone, una tra le più adorate dalle ragazzine, da chi ama la sua musica, che si chiama Treat People with Kindness. Treat people with kindness. E torna questa parola: kindness is what you show over time, is not what you show at first. Francesca intanto conclude il concetto dicendo: dove c'è l'incapacità di ascolto, si abbandona il campo, perché è un campo minato e si rischia di saltare. È vero, chi non sa ascoltare preferisce convertire quella tensione in altro, perché è molto più difficile essere delle persone pacate, amare il genere umano. Poi non fate questa attività, non avrete mai risultati se non amate il genere umano, se vi bastate o se vivete convinti che l'arroganza sia importante. Allora, Isabella dice: la gentilezza è ciò che mostri sempre, non è ciò che mostri soltanto all'inizio. La gentilezza è ciò che mostri nel tempo, non è ciò che mostri all'inizio. Qualcun altro con la traduzione? Kindness is what you show over time, is not what you show at first. Daniela, la gentilezza è ciò che mostri nel tempo, non in un minuto. La gentilezza è ciò che mostri sempre, non è ciò che fai una volta. Tutte traduzioni reali, perfette e calzanti. E infatti, nel concetto l'eleganza vince sempre. La traduzione è: la gentilezza è quella che mostri nel tempo, non è quella che mostri solo all'inizio. Ditemi, quante persone nella nostra industria e non conoscete che si presentano in un modo ma che poi si rivelano l'esatto contrario? Quante persone strategicamente fingono di avere nobiltà d'animo nelle fasi iniziali e poi scopri che non è così? Quante persone ti hanno comprato, ti hanno comprata, o meglio, quante persone si sono vendute mostrando all'inizio ciò che poi non sono nella sostanza? Ecco, la gentilezza è una dannata merce di scambio che queste persone infangano, perché utilizzano la gentilezza solo all'inizio per buttare fumo negli occhi. La gentilezza è un'arma potentissima che molte persone utilizzano indebitamente per comprarti, per poi mostrarti l'esatto contrario di quella faccia. Qualcuno si aspettava che, parlando di gentilezza, oggi dicessi la solita frase che dico sempre, che ci tengo a ribadire, perché a me piace moltissimo fare le citazioni e specificare. Io non ricordo la frase che dico sempre, chi l'ha detta, è sicuramente uno storico, uno scrittore. La frase: la gentilezza è come la neve, rende bello tutto ciò che ricopre. Io l'ho letta la prima volta entrando nell'allora scuola media di mio figlio Andrea. Entrando c'era un lavoretto degli studenti e c'era questa frase: la gentilezza è come la neve, rende bello tutto ciò che ricopre. Oggi non ho utilizzato questa frase, ma ho utilizzato questa: la gentilezza è quella cosa che mostri nel tempo, non è quella che mostri solo all'inizio. Vediamo un attimino, quindi queste sono le vostre traduzioni. La gentilezza è qualcosa che si mostra nel tempo, non alla prima impressione, dice Crizia. Esatto, è qualcosa che tu mostri ogni volta, non qualcosa che mostri ogni tanto. Ciao Federica. Non sono riuscita a esserci per 3 giorni, mi è mancato come una droga, you leader dipendente, dice Isabella. Poi faremo una comunità di recupero. In ritardo, buongiorno Sandra da Arzignano. La gentilezza è ciò che mostra il tempo, non che mostri all'inizio. Lo ribadisce anche Elisabetta: la gentilezza è come la neve. Kyle Gibran, sì, era un intellettuale
Non lo ricordo, dacci qualche informazione in più, perché guardate ragazzi, il mondo è pieno di aforismi, molti di voi utilizzano gli aforismi nei post su Facebook, ma applichiamoli alla nostra realtà. Un consiglio tecnico e strategico per chi lavora online: non mettete gli aforismi e basta, mettete gli aforismi e mettete un approfondimento, una relazione, un collegamento alla vostra esperienza quotidiana. Tante e sempre si sono approfittate della bontà d'animo per poi pugnalarmi. Una poesia di Gibran, grazie Annalisa, la frase di Kyle Gibran, grazie mille, grazie alla gentilezza e come la neve rende bello tutto ciò che ricopre, a me fa venire i brividi ogni volta. Poi, siamo in grado di essere gentili tutti i giorni, masticazzi, no, perché purtroppo masticazzi non è il plurale, il passato del verbo masticare, come diceva Totti, ma non riusciamo a essere gentili tutti i giorni, siamo esseri umani, ma dobbiamo lottare per essere gentili, per far sovravanzare la gentilezza alla rabbia. Buongiorno. A volte la gentilezza può spiazzare anche il tuo nemico numero uno. Presto parleremo di un concetto che è la imprevedibilità. I leader sono sempre creativi, e creativi significa imprevedibili. Un giorno affronteremo questo tema e questo argomento. Dunque, benissimo, andiamo avanti. Quarta ed ultima frase, vi ricordo che al termine di questa puntata vi mostrerò tre post di tre di voi. Nessuno di voi sa che potrebbe apparire qui magicamente un proprio post, per cui restate qui, condividete questa puntata. Intanto siamo in diretta anche su Clubhouse in questo momento, con un altro potentissimo social, un potentissimo strumento. Segnatevi questa cosa che vi sto dicendo, e questa giornata particolare, Clubhouse, che insieme all'ottima Laura Carone stiamo sperimentando, approfondendo, stiamo rendendo solida la nostra conoscenza di questa cosa. Vi sorprenderà, vi sentirete coinvolti a brevissimo da un social che spaccherà e sarà davvero nuovo. Attenzione, la quarta frase è relativa alla capacità. Sii capace. Vuoi essere un leader? Sii capace. E la frase è questa: having experience does not mean being able. E così sfatiamo una volta per tutte anche questa cosa. Having experience doesn't mean being able. Having experience does not mean being able. Perché per essere una persona di successo, perché il successo non conta, perché il successo ce l'hanno anche gli stronzi, ma essere una persona di successo presuppone che tu metta un focus e che tu sia attento, sia rispettoso, sia gentile e che tu sia capace. E dunque, having experience does not mean being able. Questa frase, questo concetto vi farà un po' sobbalzare, perché va a sovvertire un po' una comune convinzione. Cinzia dice: vi volevo rendere partecipi, mi ha chiamato il Corriere, è arrivata la mia Genesa, che è il premio che Cinzia si è aggiudicata quando venerdì scorso abbiamo fatto l'estrazione, ed è in arrivo anche per l'altra vincitrice, anche l'abbonamento per un anno a Millionaire. Poi mostracela, Cinzia, mi raccomando, fai un bel post, taggaci tutti, raccontaci la sensazione che hai nel momento in cui la metti al collo, perché una genesa accompagnata dal vostro sudore, dalla vostra fatica, dalla vostra correttezza, dalla vostra gentilezza, una genesa cambia le carte in tavola. Non è un caso che voi me la vediate sempre qui in prima linea. Allora, Isabella, avere esperienza non significa essere capaci. Having experience does not mean being able. Avere esperienze non significa essere capace. Avere esperienza non significa essere capaci. Essere esperto non vuol dire essere capace. Avere esperienza non significa essere in grado. Avere esperienza è esatto. Brava Giulia. Avere esperienza non vuol dire essere capace. Lo sottolinea anche Daniela. Avere esperienza non significa essere capace. Troppo spesso le persone vogliono creare un ascendente sugli altri portando avanti la propria esperienza. Raga, io conosco gente, professionisti, colletti bianchi, gente incravattata, che ha decenni di esperienza
ma che conduce una vita di merda. Io ho esperienza nell'imprenditoria e li vedi invece prigionieri dalle 7 della mattina fino alle 10 della sera. Avrai esperienza in imprenditoria, ma non sei capace di trarne il meglio. Ho nella nostra industria persone, io faccio questa attività da anni, dunque ascoltami perché ho esperienza. Ci sono persone che sono entrate magari in attività da poche settimane, che chiaramente avranno meno conoscenze, avranno meno esperienza, ma sono umanamente più capaci e spesso anche tecnicamente più capaci di chi si crogiola nella sua esperienza. Non è con l'esperienza che pagherai le tue bollette, non è l'esperienza temporale, non è il tempo in cui tu stai in un contesto che ti legittima a considerarti più capace degli altri. Questo concetto ricordatevelo. Se doveste fare questa attività per un mese, un anno, 10 anni o 50 anni, non basta dire io sono qui da un anno e dunque è così. Io sono qui da 7 anni, dunque è così. Non è l'esperienza che definisce la tua capacità, perché ci sono persone con grande esperienza tecnica, ma con zero capacità comunicativa, con zero capacità relazionale, con zero educazione e gentilezza. Quindi avere esperienza non significa essere capace, altrimenti basterebbe semplicemente far passare il tempo per scalare qualifiche, posizioni e raggiungere un sentimento di libertà, laddove vi ricordo che la libertà è sempre poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Quindi questa frase era molto semplice da tradurre: avere esperienza non significa essere capace, per cui attenzione con chi vi relazionate, attenzione le persone a cui vi ispirate, non fatevi infinocchiare dalla finta gentilezza iniziale, non fatevi infinocchiare dal solito discorso ma io sono da molti anni qui quindi posso insegnarti. Fatevi mostrare i risultati, fatevi mostrare l'impero che le persone costruiscono, perché è soltanto questo che rende e renderà questa professione davvero trasparente alla luce del sole. Non contano tantissimo i fatti, ma contano moltissimo i dati. Avere esperienza è un fatto. I dati che tu tiri fuori dalla tua professione raccontano se tu sei capace o meno. Natascia, la capacità è dentro di noi, devo essere capace di mostrare a me il meglio, di sapermi ascoltare. Solo così mi miglioro e questa è la migliore capacità nell'essere capace di trasmettere il mio benessere e così trasmetterla. Francesca, parole semplici come grazie, scusa e per favore, accompagnati da un sorriso, hanno sempre un effetto mirabile, verissimo, accompagnati anche dal tu che ne pensi. Riduciamo le volte in cui diciamo io, cerchiamo di limitare un po' questa, la parola io, e proviamo a utilizzare il tu, senza puntare il dito, ma il tu inteso come desiderio di relazione con un'altra persona. Benissimo, grazie a voi per aver interagito, ma ora passiamo a una delle parti più attese di queste puntate di You Leader. Sto per mostrarvi 3 post di 3 colleghi, colleghe, non lo so, post che, in cui mi sono imbattuto nella mia home su Facebook, che in qualche maniera raccontano qualcosa, o almeno per presentarvi queste persone. Il caso, la circostanza, l'universo ha voluto che la prima persona che io andassi a selezionare è proprio Cinzia Sessa, che ha appena scritto che il Corriere le sta per consegnare la sua genesa. Quindi, come vedi, l'effetto della genesa che era previsto arrivasse più là nel tempo, Mi sembra che sarebbe dovuta arrivare per il 9 febbraio, invece è arrivata con 5 giorni d'anticipo, è già l'effetto della genesa. Questa è Cinzia con questo suo post di 14 ore fa, almeno sarà un giorno fa, non mollare mai. Perché? Perché, uno, a volte sembra la fine, ma è solo una curva. 2. La tua felicità dipende da come interpreti le cose e non da ciò che succede. 3. Le grandi cose richiedono tempo. Buona giornata a tutti. Credo che sia la riflessione che
Cinzia ha fatto ieri con il suo 3, ha scritto delle cose che sono bellissime, secondo me, che mi hanno molto colpito. Stefania parla di genetica riguardo i comportamenti. Ciao Lorenzo, verissimo. Bisogna avere la capacità di ascolto. Bene, i tuoi consigli. Allora, grande Cinzia, dice Simona, non mollare mai. Andate sul profilo di Cinzia, andate a conoscerla, andate a vedere cosa scrive, andate a interagire, aiutiamoci a vicenda, la community è anche questo. Bellissimo post, brava Cinzia, è detto da Francesca Cesaria, io appenderei una medaglia al muro, per cui brava Cinzia davvero, non mollare mai. Perché? Perché uno, a volte sembra la fine, ma è solo una curva. Quante volte tu vedi quelle curve a gomito strettissime, pensi che ci sia un burrone, in realtà c'è ancora una piccola salita con una curva a gomito, ma sopra c'è magari il paradiso o la libertà. Grande Cinzia, dice Giovanna. Ciao Cinzia. Esattamente Cinzia, grande. Grande anche da parte di Pucci, di Paola. Non lesinate, cuoricini, commenti, ringraziamenti, non siate avari. Il post di Cinzia merita questo tipo di attenzione. Molto bene, andiamo avanti. Grazie Cinzia, passiamo al post successivo. Andiamo, arrivato un altro commento. Grande da parte di Tiziana, lo dice anche Sandra, Monica e Patrizia. Grazie Cinzia, andiamo avanti. Secondo post selezionato oggi. Signori, lei è Elisabetta Visentin, che quando ha realizzato questo post era ispirata, e credetemi, ispirata in un momento difficilissimo della sua vita, e ha provato forse a raccontarlo in questo post che non vediamo integralmente. Racconta Elisabetta: è ormai passata una settimana da quando quell'improvviso e piccolo fastidio allo stomaco si è trasformato in un dolore lancinante, operata d'urgenza. È proprio vero. La vita ti può sorprendere in positivo o in negativo, in qualsiasi momento e senza preavviso, senza che te ne renda conto o senza che tu abbia il tempo di eccetera eccetera. Un bel giorno della scorsa settimana Elisabetta era presente qui durante la live di YouLeader, e una bella sera ce la siamo ritrovata, ricoverata d'urgenza, operata per questo fastidio che non auguro a nessuno di provare, perché penso che Elisabetta abbia sentito un dolore lancinante. Ed Elisabetta è ancora in ospedale in questo momento, sta vedendo YouLeader e penso che potesse anche avere la scusa di fare altro, ma la voglia magari di essere in community, di essere con voi è stata più forte. È stata Elisabetta la prima a commentare: oddio, perché ovviamente non se lo immaginava. Guarda, sai che c'è di bello? Che questo è un post per edificarti e non è un post alla memoria, e questa già è una grandissima cosa. Quindi un abbraccio da parte di tutti. Elisabetta ti cita Giusy. Monica, nonna Tecno, si è capito dal cognome che sono sorelle? Monica ed Elisabetta, i cuoricini di Giulia, quelli di Crizia. Accidenti, quanti mi stanno sfuggendo. Rimettiti presto, dice Elisa. Bellissimo questo post, dice Alessandra. Elisabetta grande, Mario mi fai piangere. No, non vorrei ci fossero delle ulteriori complicazioni. Sorridi e semina un po' della tua positività al personale, magari ringraziali anche per il lavoro che stanno facendo tutti i sanitari in questo frangente. Piacere Elisabetta, bellissimo, perché vi conoscete tra voi. Banda, Paola diceva: non lo sapevo, adesso lo sai, un abbraccio. Aspetta di qualche messaggio privato, Elisabetta, per persone che vogliono stringersi un po' di più a te. Grande Elisabetta. Crizia dice: siamo stati tutti in apprensione, accidenti. Bella Elisabetta, sei una donna forte, dice Alessia Tempesta. Grande, grande Eli. Tanti auguri Elisabetta, un abbraccio grande, in bocca al lupo Elisabetta per tutto.
dice Tiziana. Forza Elisabetta, guarisce alla grande. Forza Elisabetta, buona guarigione. Un abbraccio. Wow, Elisa. Le mani giunte di Maria. Abbiamo Maria tra noi. Ti auguro il meglio. È apparsa all'improvviso Maria. Ti auguro il meglio, Elisabetta. Un abbraccio in bocca al lupo per la tua ripresa da parte di Luana. Un abbraccio forte, Elisabetta, da parte di Francesca. Elisabetta, forza, ti sono vicina e ti capisco benissimo. Brava, forza, un abbraccio. Forte, Elisabetta, ce l'abbiamo noi, la vera regina. Chapeau, Elisabetta, buona guarigione di cuore. Forza, con un atteggiamento giusto si sconfigge tutto. Elisabetta, la vita è strana, ma vedrai, ne uscirai vincente con la qualifica di Senior Strong Woman. Grazie di cuore a tutti. Sono vicino a te, comprendo il tuo momento, sappi che ci sono passata e sappi che ci si riprende alla grande. Ti aspetto. Bellissimo questo auspicio. Sorridi perché noi eravamo lì con te, vogliamo sorridere assieme il prima possibile. Rimettiti presto e con questo sorriso supererai tutto. Forza Eli, buona guarigione. E stanotte lì sei stata con me online per darmi consigli. Grande, dice Sonia. Elisabetta, non ti conosco, ma ti abbraccio forte. Ho capito, la puntata di oggi si sarebbe dovuta intitolare Elisabetta Forever. Grazie a voi per essere stati così abbondanti nei commenti per Elisabetta. Vado a mostrarvi il terzo e ultimo post. Forza Elisabetta, siamo con te, ce la farai. Tienici aggiornati, Elisabetta, e in bocca al lupo. Terzo ed ultimo post del giorno, signore e signori, attenzione, attenzione. Lei è Giovanna, mi piacerebbe sentire e percepire il sobbalzo al cuore o l'espressione di voi quando vedete apparire la vostra faccia o i vostri post. Chissà, Giovanna, scrivici la prima sensazione che hai provato in questo momento in cui è apparso il tuo post. Lei è Giovanna e dice: perché sorrido? Vedo il mio obiettivo davanti a me e nella mia mente. Sì, il percorso non è facile, ma sarà ancora più bello quando avrò raggiunto un traguardo e sarò pronta per quello successivo, sicuramente. Questa è la maniera di Giovanna di spiegare alle persone che la osservano perché sorride, perché quel sentimento di leggerezza, perché quando nel mirino metti un obiettivo che è ciò che meriti, già ti trasforma il morale. Giulia dice: Giovanna, Maria, alla Vision ha già vinto Giovanna. Alessia, Giovanna, cuoricini, sguardo a cuore. Piacere Giovanna, dice Maria. Cioè, un'abbondanza di Marie, eh? Non è un caso che Paolo Meucci si volga sempre a una ipotetica Maria. Bellissima Giovanna da parte di Crizia. Puntare sempre verso ciò che meriti, ciò che vuoi se intimamente senti di meritarlo, ti porta a fare le azioni giuste, a non pensarci tanto, ragazzi. Fate, fate, questa professione vi può cambiare la vita se avete veramente nel mirino il desiderio di prendere ciò che meritate. Toppissimo questo post, brava Gio. Piacere Giovanna, sono Daniela. Giovanna, mamma mia, ho fatto un salto che meraviglia proprio oggi, dopo la giornata di ieri. Grazie Mario. Infatti, mentre scrivevi, pensavo dentro di me, anche questo è un segno del destino. Guardate che l'energia che ci collega tutti e che si scatena quando c'è una community è indicibile e imprevedibile. Giovanna, piacere di conoscerti, cuoricini. Ammazza che vision, dice Simona. Piacere. Da Clelia, brava Gio, dice Marida, bravissima Giovanna da parte di Francesca, piacere di conoscerti Giovanna, piacere Giovanna, sono Rossella, ciao bel post. E questa era Giovanna Stea, una foto 3D peraltro, se andate sul suo profilo e provate a muoverla vedete che è in tre dimensioni ed è veramente suggestiva. Grande Giovanna da parte della nostra nonna Tecno. Questo era l'ultimo post per oggi. Io voglio ringraziarvi, Alexa, volume 6.
Voglio ringraziarvi per essere stati anche oggi qui, per aver condiviso, se lo avete fatto, questa puntata. Ringrazio gli amici di Clubhouse che hanno seguito, ho visto entrare e uscire nella stanza qualcuno, ma siamo agli albori di questa piattaforma e, come sapete, noi arriviamo sempre prima. C'è sempre qualcuno, potete dormire sonni tranquilli, che fa un passo prima degli altri per aprire un terreno. Con Clubhouse lo stiamo facendo, per cui presto io e Laura vi documenteremo e vi racconteremo che cos'è questo social, che vi invito a scaricare. Funziona solo per chi ha l'iPhone al momento, andate nel vostro App Store, Clubhouse, tutto attaccato, con l'icona di un musicista, Riccio Riccio, con una chitarra tra le mani. Grazie a voi per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, che sia il capolavoro della vostra vita. Appuntamento è domani per la 55esima puntata di You Leader. Grazie per essere stati con noi, con me, Alexa, volume 7, divertitevi, appuntamento a domani. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie ad Alexa che fa sempre da contorno, verissimo. Alexa, volume 8. Bello che mi scrivete che quando dico Alexa partono anche le vostre Alexa in casa. Al momento quel servizio video non è disponibile su Echo Show. Per cercarne altri, chiedi. Chissà che cosa è accaduto. Grazie a tutti voi, buona giornata, buon proseguimento. Ci becchiamo più tardi su tanti altri canali. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Ciao.